Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Resident Evil. Allora, dobbiamo andare in galleria. Ho cambiato il fucile con la pistola perché a parte che avevamo trovato altri colpi del fucile a pompa, se vi ricordate, quindi almeno in questo caso se ripassiamo da lì ce li prendiamo e non occupiamo altri slot e poi comunque abbiamo abbastanza munizioni, quindi dai, proviamolo ad utilizzare. Va bene, entriamo qui nella galleria. Perfetto, la chiave non serve più, quindi abbandoniamola. Ah, adesso vi faccio vedere. Siamo in questa zona comunque, vicino al punto di salvataggio. Vediamo cosa ci aspetta qui nella galleria. Mi raccomando, sempre cuffione, eh? Cuffione, luci spente. Controlliamo sempre tutto. Ok. È stata rilasciata dalla città o dall'esercito. Allora, inizio. Oh. I mortacci loro, ste cazzo di api. Momento. Aspetta, prima vado. Vaffanculo. Un cadavere con contorta espressione di dolore sul viso. Ha qualcosa in mano. Spray insetticida, attenzione. Ma ti. Porto quella. Esamina. Spray insetticida. È uno spray a pompa. Contiene moltissimo insetticida. Ma tipo devo equipaggiarlo in questo modo. No, ok. Pensavo di doverlo usare tipo come arma contro ste fottutissime api. Allora adesso possiamo andare nella. Aspettate. No, 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 no. Mer. Ah, ok. Qua non ci possiamo arrivare. Procedere è troppo pericoloso. Ah, ok. Allora dobbiamo fare una cosa. Qua non credo si possa usare. Dobbiamo andare nell'altra zona, vi ricordate dove avevamo preso la mappa che nascondeva dietro il buco il coso là? Lì. Merda. Aspetta, poi torno. Poi torniamo, ragazzi. Prima facciamo fuori ste api. Era lì sotto, sì, perfetto. Si intravede un alveare gigante. No. No, cazzo. Usa. Perfetto, perfetto. Aia. Cazzo. Era meglio se non cliccavamo. Che queste non sono uscite, ste bastarde. Cos'è sta zona? Certo, sto custode non è che stava proprio in sicurezza, eh. Va bene, comunque. Cioè, aspettate. Il meccanismo di chiusura della porta, usarlo? Sì. Ok, erano gli occhi che erano associati ai colori delle palline, se non sbaglio. Ah, pure il numero della pallina. Al momento non mi ricordo, quindi devo ritornare lì e ricontrollare. Lo faremo in un secondo momento. Vorrei andare a vedere anche cosa c'è a questo punto vicino all'alveare. A parte la piantina rossa che eventualmente poi prendiamo, però. Chiave casa custode. Cazzo di custode, c'ha mille mila chiavi. Tra l'altro anche sparse per tutta la casa. 003. 003 dov'era? Non me lo ricordo. Questa pianta al momento la lascio. Voglio prima vedere se c'è dell'altro. Ah, eccola qua, la stanza 003. Vabbè, abbiamo fatto subito. Qua si va in un'altra zona e c'è solo questa piantina. Controllo, eh. Chiusa a chiave dall'altro lato. Quindi, almeno per sapere se ci serve qualche chiave. Qui c'è quel caricatore. Ho usato la chiave della stanza. Ok, va bene, abbandoniamola. Comunque è figo Resident Evil. A parte tutto, come detto, ci sono molte cose da fare. Molto spesso è lento in alcune fasi perché dobbiamo tornare indietro. Aspetta, lo prendo dopo. Ci serve assolutamente perché abbiamo poche. Ah no, ma posso salvare direttamente qui, perfetto. Però comunque non. Sullo scaffale sono allineati dei libri rossi. C'è un libro bianco in mezzo a loro. Io il libro rosso ce l'ho. Prenderlo.
Sì, poi lo togliamo e lo sostituiamo con quello. Esperimento del laboratorio di chimica organica. Le caratteristiche cellulari della pianta infettata dal virus Tirant, che ha fatto registrare un eccezionale tasso di crescita, sono già state descritte in precedenti documentazioni. Tuttavia, nel ripetere tali esperimenti è venuto alla luce un nuovo e interessante elemento. Abbiamo scoperto che una sostanza chimica della famiglia UMB, l'UMB numero 20, contiene un composto tossico per le cellule della pianta. Abbiamo assegnato all'UMB numero 20 il nuovo nome di V-Jolt. Se i nostri calcoli sono corretti, l'applicazione di V-Jolt sulle radici della pianta dovrebbe provocarne la morte nell'arco di 5 secondi. Il V-Volt può essere realizzato unendo la sostanza chimica VP e UMB in dosi ben specifiche, quindi ricordiamoci VB e UMB in dosi ben specifiche. È tuttavia necessario prestare massima attenzione durante l'utilizzo delle sostanze chimiche UMB, poiché generano gas tossici se non sono trattate correttamente. Le caratteristiche delle singole sostanze UMB sono le seguenti: UMB numero 3 rosso, giallo, verde, ok, marrone scuro, quindi dobbiamo fare il colore. Vabbè, sarà un attimo complicato, presumo. Vabbè, qui ancora di questo colore, perché no? Che cazzo, il denso volto degli alberi ti impedisce la vista. Altre api? Non è vero. Una pianta gigantesca sta distruggendo la parete. Uno sciame di falene inferocite, tra l'altro. Vabbè, lasciamo le falene inferocite. Lì dobbiamo portare, allora, il libro rosso. Dobbiamo andare a ricontrollare le palle. Prima però voglio entrare nel bagno. Per aprire quell'altra porta, ok, abbiamo un po' di cose da fare che spero di ricordarmi. Sugli scaffali vi sono saponi e cosmetici, sono tutti prodotti dal marchio Umbrella. Umbrella Corporation. Piena d'acqua, togliere il tappo. Togliamo sto tappo. Ogni volta che togliamo il tappo succede un macello, quindi. Però c'è qualcosa che brilla, sembra, come sempre. C'è qualcosa nella vasca. E l'abbiamo? Ah, ok, sì. Ok, qui abbiamo preso tutto, c'è sempre la stessa pianta. Va bene, da qui possiamo uscire. Cosa ci conviene adesso prendere? Forse i rullini, perché tanto dobbiamo tornare nella stanza di salvataggio. Non c'era nient'altro qui, no? Proviamo a prendere questi, vediamo. Ok, perfetto, abbiamo preso tutto. Quindi qui fuori adesso possiamo prendere eventualmente il caricatore e una pianta rossa. Sì, dai, prendiamoci questa pianta rossa qui. Perfetto. Ci prendiamo anche il caricatore e torniamo alla stanza di salvataggio. No, qui. Ok, bravissimo Chris. Dai, è così, con cattiveria. Ora possiamo tornare indietro. Non so se ci siano ancora le api. Probabilmente sì. Siamo qui, dobbiamo andare in basso. Ok, perfetto. Quindi ricordiamoci il libro. E poi le palline, dobbiamo andare indietro però per ricontrollare. Questa qui, ok. Salvare, magari andrei prima a ricontrollare le palline. Oddio, vabbè che quello non è niente da prendere, quindi poi me le potrei ricontrollare pure per conto mio. Però famo la pianta rossa, te la lascio qui. Il caricatore mettiamo qui, il libro rosso ce lo portiamo, queste le lasciamo insieme agli altri che sono qui, perfetto, possiamo andare. Ora controlliamo prima il libro rosso, allora le palline, aspettate, eravamo andati, se non sbaglio, le scale... No, non era qui. Non mi ricordo se era qui. Forse direttamente nella stanza con le scale. Vabbè, andiamo a controllare, che dite?
Sì, era questa porta. Se vi ricordate, ci siamo arrivati dopo che eravamo andati a destra con... dove c'erano gli squalotti. Sì, perfetto. Allora, quella era rosso. Vaffanculo. Ah no, aspettate, momento, mi serve carta e penna qua. Mi serve carta e penna. Vaffanculo, ragno di merda. Perché dobbiamo ricollegare non solo il colore, ma anche il tipo di occhio. Ok, allora, quest'occhio ha tre segnetti sopra. Tre segnetti sopra, uno sotto ed è il rosso. Quindi, tre segni su, uno giù, rosso. Mi scusi, ragno. Momento, eh. Tre segni su, uno giù. Ed è rosso. E corrisponde al numero 3. Ok, perfetto. Allora, aspettate che me lo scrivo, ragazzi. Abbiate pazienza, ma... dopodiché andiamo. L'arancione ha due segni... sopra, l'occhio con due segni sopra, ed è il colore 5, più o meno. L'altra era verde, mi sembra, quindi numero 6. Però andiamo a ricontrollare. Dov'è quella? Sì, questa verde ha i due segni laterali all'occhio ed era il numero 6, perfetto. Ok, quindi ce le abbiamo. Ragni, scusate, ma... no, no, ti devi togliere... cazzo! Non mi dire che mi ha avvelenato. No, attenzione solamente. Ok. Ora, torniamo nel... puttana Eva. Dai, Chris, non facciamo queste cose atletiche. O meglio, molto poco atletiche. Eh sì, anche all'epoca c'era bisogno di segnarsi un po' di cose perché... a meno che non abbiate una buona memoria, cosa che non è il mio caso. Ne devo segnare queste cose. Allora, andiamo, proviamo, se non abbiamo fatto una cappellata. Sì. Allora, questo era il rosso ed era il numero 3. Ok. Poi c'era il giallo ed era il numero 5. Poi c'era il verde ed era il numero 6. Ok, perfetto. Mamma mia, che figata. Bisogna andare col taccuino qua. Allora, ah, queste sono quelle che dobbiamo mischiare in modo abusivo, va bene. Mi dice non è il mio forte, quindi non mi serve la bottiglia vuota. Non è vero, ti serve, perché è giovane, dobbiamo fare il... aspetta. Quindi? Acido nitrico. Acido nitrico, vabbè. E quindi? C'è una scritta sulla parete. 1 più 3 uguale 4, 4 più 6 uguale 10, 1 più 6 uguale 7. E va bene, ci può stare. Acqua 1, ah ok. Acqua 1, rosso 3. Aspettate, mi scrivo anche questo. Acqua 1, rosso 3, viola 4, giallo 6. Dopodiché, vabbè, questo dei numeri 4, 10, 7, 17, 20. Allora, 1 più 3, 4. Che numeri erano? 1 e 3 non c'erano qua, 1 e 3. Invece sì. 1 più 3, allora, ok, aspettate, mi segno pure questo. Che dite? 1 più 3, 4. 4 più 6, 10. Abbiate pazienza, ma poi dobbiamo fare una cosa chimica, quindi... 1 più 6, 7. 10 più 7, 17. Momento che me lo devo segnare, abbiate pazienza.
17 più 3 uguale 20. Ok, quindi poi dobbiamo combinare un po' tutto. Però il fatto è che non me le fa prendere queste cose. Scusa, buon uomo, però. No, sulla mappa devo andare. Dovevamo fare solo il coso del libro, oltre a questo. Ah no, ce lo dà pure verde, però. Vabbè, evidentemente non è il momento, non lo so. Proviamo a vedere di qua. Come detto, alcuni personaggi potevano fare delle cose, altri no. No, era qui dentro, nella stanza 3, quella del libro. Non mi ricordo se era Chris quello che poteva fare. Evidentemente no, ad esempio nella la cosa del pianoforte, se avevamo Jill, era lei che suonava il pianoforte. Probabilmente anche qui. Ce lo siamo portati il libro, sì, ok. Scusa. Formare un disegno, sì, ma non stanno messi in ordine, quindi scambiare i libri, sì. Allora, questa è una panza e i piedi, allora, uno, due e tre, quindi ah no, ok, allora, aspettate, facciamo una cosa alla volta. Partiamo dai piedi. Dopodiché, scambiare i libri, sì. Caviglie, presumendo che si parta dai piedi. Caviglie. Sì, abbiamo le cosce da signorina qua. Ok. Abbiamo fatto. Perfetto. Andiamo qui dietro. Attenzione, enigmi su enigmi. Però è più figa la parte degli enigmi, no, che quella degli zombie, per quanto dobbiamo fare prima la sostanza. Non mi dire che mi ammazzi. Ok. Prima la sostanza chimica, secondo me, eh. Salve. Aspetta. Non lo so se posso fare un giro. Questo è da dove siamo venuti. Aspetti. Occhio. Faccio un giro, ragazzi, perché come detto la sostanza chimica al momento ancora non possiamo farla, quindi merda. Allora qua secondo me dobbiamo provare ad attaccare o fare qualcosa del genere. Attenzione che qua ci avvelena. Aia. Però di che colore c'è? No, ce lo dà rosso, quindi qualcosa c'è. Anche se presumibilmente dobbiamo prima ammazzare. Aia. Aia. Puttana di Eva. Andiamo questa porta. No, quell'altra. Questa. Ci torneremo in un'altra occasione, magari. Dovremmo anche salvare, in realtà. Solo che dobbiamo tornare nell'altra stanza. Che va anche bene, perché stiamo comunque in questa zona. Quella porta adesso è chiusa. Noi dobbiamo tornare qui per fare le sostanze chimiche. Ma come le facciamo le sostanze chimiche se questo dice che ne è capace? Qui mi dà rosso perché? La pianta. Ah, una pianta. Aspetta, proviamo a prendere quella pianta rossa. Almeno ci togliamo il dubbio che abbiamo raccolto tutto. Posso? Sì. Perfetto, adesso abbiamo preso tutto. L'unica cosa, sì, è quello della sostanza chimica. Ora, cioè, a meno che non ce la faccia rifare adesso. Devo chiamare qualcuno. Chiamiamo qualcuno. Giovane. Vabbè. Allora? Vabbè. Non lo so, andiamo a salvare. Il fatto è che poi dove andiamo? Adesso non abbiamo altre strade. O sbaglio? Quindi spero di incontrare. Aspetta, ho visto brillare qualcosa. No, però è impossibile perché abbiamo già preso tutto. Allora, dobbiamo ritornare lì. In realtà è segna macchina da scrivere, scatola, custode.
Quest'altra zona c'erano un po' di riserve da prendere che non sarebbero neanche male. Non saprebbe, adesso vediamo un attimo. Magari torniamo un po' indietro per andarci a prendere quegli oggetti, che dite? In realtà forse conviene curarci, andarci a prendere gli oggetti, poi tornare e salvare. Se no me li devo riprendere io un'altra volta. Spero di non morire, questo è anche una cosa che... Allora, spero basti una di queste verdi. Era attenzione, quindi... Dov'è? Cerchiamo di togliere quelle più sopra. Erba verde. No, è un pericolo, quindi dobbiamo combinare queste due e usiamo questa che ci recupera tutta l'energia. Perfetto, ora. Ritorniamo un attimo a prenderci delle cose. Tanto lì comunque bestie non ne abbiamo trovate per il momento. Era solo per recuperare i vari oggetti e poi capire se ci viene in aiuto qualcuno, se... Se Chris deve trovare un'altra solution. Sto facendo la strada giusta. Allora, per scendere c'erano delle scale che erano dietro una libreria nella cosa del custode, che sono quelle lì, presumibilmente, alla fine di questo corridoio. Vediamo un atomo. Dovrebbero essere qui a destra. Nella stanza 2? Sì, nella stanza 2. Allora, il piantone ci aveva detto che con la sostanza chimica lo uccidevamo, però c'era anche il documento di prima che avevamo trovato tempo fa, dove ci diceva che per autodifesa, quando i petali erano aperti, diventava più aggressivo. Quindi, in teoria, magari essendo con Chris, dobbiamo sparare al petalo quando è aperto? Non lo so, io avrei optato per la sostanza chimica. Però non la sa fa Chris. Comunque va bene, presumo ce ne occuperemo nel prossimo video. Adesso devo, come detto, recuperare delle cose. Dobbiamo farlo, ragazzi, perché Resident Evil è così, non è un gioco che si può andare a testa bassa. Perché altrimenti si muore in modo... Dove cazzo sto? Ah no, si muore in modo abusivo. Allora, qui ci sono i colpi del revolver, della Magnum, vabbè. Qui c'erano un paio di... casse per il fucile. Gli squali erano morti, quindi possiamo stare relativamente tranquilli. Sì, anche qui c'è qualcosa da prendere. Erano forse proprio qui le cose dei proiettili, infatti. Ok, almeno queste ce le mette lì sopra. Perfetto. E in teoria qui abbiamo preso tutto. Sì. Nell'altra stanza no. Perché? Cosa abbiamo lasciato qua? Dobbiamo ricontrollare perché magari abbiamo lasciato dietro qualcosa di utile. Ok, qui era quello della sala di controllo. Qui avevamo fatto tutto. Quindi c'è qualcosa qui dentro che non abbiamo preso. Sembra strano però. Ricontrollo, perché... Come sempre si va contro le pareti a testa bassa e cliccando... Ah, aspettate, è una mappa. Acquario, prenderla, sì, ormai. Aspettate, quella porta? Acquario B1. Io sono qui, quindi dovrei riprendere le scale, andare qui sopra e controllare a questo punto. I pesci sono morti, quindi... Aspettate che... Non ho fatto caso se era ancora rossa o meno. No, no, era verde. Ok, allora siamo qui. Dobbiamo... Vabbè, uscire per forza da questa porta. E c'è quella lì a sinistra aperta. Forse perché prima era inondata? Non saprei. Siamo calmi, pesciolozzo. Controlliamo un po' di tutto. Cazzo. Aspetti, eh.
Però questo non ci faceva niente, se vi ricordo. Dove cazzo sto? Clicco come se non ci fosse un domani. Cisterna dell'acqua, ma è rotto. Non può essere utilizzato. Qua ci serviva. Allora, quello era l'insetticida, quindi con le piante non fu un'onzia. Dobbiamo per forza utilizzare la sostanza chimica. Che tra l'altro al momento non ci fa usare, quindi... va bene, a questo punto ragazzi, le stanze ce le siamo fatte. C'è ancora quella lì che ci dà rossa, quindi magari ci rifacciamo un giro anche lì. Lei è morto? Ok, però è ancora un po' incazzoso, quindi non so se devo fare il giro largo. Facciamocelo sto giro per sicurezza, andiamo a ricontrollare lì, tanto alla fine il giro è quello. O prendiamo le scale o ci facciamo questo. Siamo più... sì, magari sfracellandoci. Facciamo più o meno la stessa strada. Qui? Sì. Non so se avevamo lasciato qualche erba rossa o qualche altra cosa qui. Erba, sì. Vabbè, la prendiamo. Dobbiamo andare nella stanza a salvare. Cazzo. Vabbè, abbiamo preso tutto. E anche vedendo la mappa, però, allora c'è quel corridoio che mi dà ancora rosso vicino alla macchina da scrivere, quindi ci dobbiamo tornare. Le altre sono tutte fatte, appena a parte quella della bestia. Quindi io da qui devo rifare il giro. Va bene. Va bene, a questo punto ragazzi io direi che ci possiamo salutare qui. La strada di ritorno me la faccio io, tanto devo andare come detto nella stanza di salvataggio a appunto a salvare, a cercare di capire dov'è che possiamo andare, perché al momento come detto l'unica soluzione sembra sia quella. No, adesso non ricordo benissimo se c'era qualcos'altro da fare. Comunque ricontrollerò un po' anche nell'inventario cosa abbiamo nella cassa, però adesso magari ci andiamo a salvare perché abbiamo fatto un po' di cose. Non è tanto che abbiamo ammazzato boss o cose del genere, però visto che qua possiamo morire da un momento all'altro non mi fiderei più di tanto. Va bene, dai, allora come sempre voi commentate, fatemi sapere la vostra, abbiate pazienza se magari qualche consiglio non lo sto seguendo, però mi sto infognando parecchio, quindi mi sto facendo qualche partitina di seguito. Comunque io vi ringrazio come sempre per tutti i commenti, per l'apprezzamento per il titolo, perché mi fa piacere che molti stiano apprezzando questo gioco, perché è uno dei titoli che chi ha alla mia età. Dove cazzo dobbiamo passare qua? Dobbiamo fare tutto il giro qua, mi sa. Non è vero? Sì. Ha apprezzato tantissimo. Certo, a distanza di anni ci sono alcune cose che naturalmente possono far storcere il naso, però ragazzi vi ricordo che questo è un gioco che, per quanto sia un remake questo di un gioco uscito nel 2002, però quello riprendeva molto, cioè totalmente, quello che era il primo Resident Evil uscito nel 96, quindi sono passati quasi 20 anni. Alcune cose sono state cambiate naturalmente, ma il gioco di base è rimasto questo. E possiamo vedere come questo gioco fatto da Shinji Mikami, che è lo stesso che ha fatto The Evil Within, che come ben sapete io non ho apprezzato per niente. Questa era quella delle casse, ok, quindi dobbiamo andare di qua. Ecco perché molti sono rimasti delusi, soprattutto quelli, i fan di vecchia data, sono rimasti delusi dal The Evil Within. Perché? Perché dopo che aveva fatto un gioco del genere, anche altri titoli come Dino Crisis, che spero prima o poi di mostrarvi anche quello, abbia fatto un po', tra virgolette, incazzare i vecchi fan, perché dicono, cazzo, fai un gioco del genere e poi ti ritrovi un Devil Within che ti lascia un po' a bocca asciutta. Comunque, non lo so, ditemi anche la vostra, come sempre. Va bene, dai, ci vediamo al prossimo episodio, vediamo dove andare. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo alla prossima, allora un saluto a tutti da Quel Taleale.